Allora, buonasera a tutti. Questa è una trasmissione registrata, questa puntata di Voci Radicali. Questa sera la faremo in collegamento con Valerio Federico da Milano, il neo tesoriere di Radicali Italiani. Grazie di essere qui con noi e ovviamente congratulazioni. Grazie mille Gianni, io ti sento sempre volentieri e poi in questa occasione figuriamoci. Grazie a Valerio Federico. Valerio Federico, che peraltro è sempre gentile con noi, con Libri TV, abbiamo fatto anche lui un'intervista a me addirittura in un comitato molto simpatica. E comunque, insomma, vabbè, il tema ovviamente, l'argomento è questa elezione per ricoprire questa carica importante di Radicali Italiani, che è stata appunto, come accade sempre nei congressi radicali, il culmine di una di un congresso, di un evento congressuale che insomma è stato, a differenza che in altri anni, insomma ci sono state parecchie polemiche, parecchie discussioni. Già è partito con un certo tenore e calore e anche degli attriti, oserei dire. Abbiamo con una lettera che è stata con un'intestazione che ha creato anche polemiche e qualche fastidio da parte di qualcuno. Intestazione del Partito Radicale Transnazionale, che in qualche modo promuoveva la candidatura di Rita Bernardini e faceva anche altri nomi, e che poi c'è, in qualche modo è stata confermata questa posizione da Marco Pannella e da tutta quella che poi in qualche modo diremo dove è stata definita una squadra, in netta critica con l'operato della dirigenza uscente. Ecco, io da te volevo una considerazione iniziale, ammesso appunto che questa ricostruzione ti sembri soddisfacente, molto sintetica, una considerazione iniziale un pochino su come è andato questo congresso, su tutta questa vicenda. Ma intanto, in merito alla vicenda che dici tu, tu non hai fatto altro che dare delle informazioni incontrovertibili. Un gruppo di radicali, con Marco Pannella, con la neoeletta segretaria Rita Bernardini, hanno firmato questa lettera che proponeva una squadra, appunto, per guidare un movimento Radicali Italiani, evidentemente con la principale motivazione che queste persone hanno una visione, si sono creati, diciamo, una visione in questo, soprattutto in quest'ultimo anno, ma più complessivamente negli ultimi anni, di una conduzione inefficace, insoddisfacente da parte della dirigenza uscente dei Radicali Italiani. Di per sé, naturalmente, tutto legittimo sia la valutazione che la proposizione di un gruppo di persone che si candidano a guidare un movimento, anche se questa viene comunicata alcuni giorni prima, quindi non nulla da dire su questo. Abbiamo fatto notare l'errore di intestare questa mail inviata alla mailing list del Partito Radicale, l'intestazione proprio del Partito Radicale, perché dico che non vi sono dubbi che questo si tratta di un errore anche abbastanza grave, ma insomma, perché nell'ultima direzione notturna Marco Pannella ha riconosciuto questo errore spiegandoci che è avvenuto in modo inintenzionale, e aggiungendo che come dire, avremmo dovuto tutti accorgercene che si trattava di un qualcosa non rispondente al comportamento già intrapreso da tempo da parte di questa squadra. Riconoscendo questo errore, naturalmente la questione è chiusa. Certo, va detto che poi le cose non sono andate completamente come auspicate da queste persone firmatarie della lettera, perché alla fine credo che si sia palesemente manifestata in congresso, diciamo in modo sempre più evidente, un dissenso rispetto a questa specifica iniziativa da parte, nella mia valutazione, della maggioranza dei congressisti. Dissenso dovuto anche a una reazione critica della gran parte dei congressisti rispetto non solo all'iniziativa della lettera, ma anche a quella
di Marco Pannella di indire una conferenza stampa estremamente critica verso il congresso, oltre che verso la gestione precedente. Poi, per la verità, questa conferenza stampa alcuni di noi non hanno potuto seguirla perché eravamo in direzione, perché è stata convocata una direzione e queste due iniziative si sono sovrapposte. E comunque il tutto si è concluso con una lunga direzione dove alcuni di noi, dopo aver espresso una forte critica rispetto a queste recenti iniziative di questa cosiddetta squadra, hanno però manifestato l'intenzione di uscire da questo congresso con una soluzione utile ai radicali, ai radicali italiani, ai congressisti ed ai militanti. Questo era il nostro obiettivo, nonostante il congresso e molti nel congresso premessero per altre soluzioni, e credo che alla fine la soluzione con la quale siamo usciti è una soluzione che credo possa nel tempo, non immediatamente, ma nel tempo portare veramente a una reale ricomposizione delle fratture che sono emerse, va detto, non solo durante il congresso, ma in generale nell'ultimo anno, rispetto a diciamo sensibilità diverse. Io l'ho detto nel mio primo intervento, io da subito ho chiarito che nella mia valutazione non ci sono e non ci sono state in questo anno visioni, linee politiche contrapposte, quindi che la contrapposizione era tutta fondata su valutazioni diverse, scontri di natura non solo politica, tensioni che si sono alimentate rispetto a interpretazioni diverse di iniziative, comunicazione che evidentemente non è stata feconda né efficace tra i vari componenti e membri dei radicali italiani e dell'area radicale nel suo complesso. Però questa contrapposizione non è stata o non si è mai evidenziata nei comitati come veramente una contrapposizione di due linee politiche differenti. Allora ho posto la questione: se non c'è una contrapposizione di linea politica, se c'è, intanto che qualcuno la esprima in modo chiaro, se non c'è, per quanto mi riguarda non ci sono avversari, perché le contrapposizioni di linea politica si esprimono pubblicamente nelle sedi appropriate. Sì, per informazione, la conferenza stampa di cui tu parlavi e che Libre TV ha seguito, per quanto non sia astenuta da fare domande di sorta, è una conferenza stampa che è stata in qualche modo un po' congressuale, un po' extracongressuale, nel senso che si verificava all'interno di un calendario congressuale, ma era localizzata al di fuori del congresso. Io penso che la cosa abbia avuto un significato voluto, insomma. Marco peraltro non è mai intervenuto nel congresso durante il dibattito, è stata una conferenza stampa in cui si è appunto ribadito questa, quasi si è parlato del nulla di questo congresso come il nulla, e abbiamo sentito anche la direzione appunto di cui parlavi, l'ho sentita, in cui appunto tu accennavi che non ti sentivi appunto come alternativa, come rottura rispetto, non nella, diciamo, tua accettazione di candidatura, come rottura con questa, con la presente, quindi quella di Saderini e De Lucia, conduzione. E allora, diciamo, la domanda in questa serie di cose contraddittorie, nel senso che la lettera parlava di un, appunto, era in forte critica con questa dirigenza, il congresso era il nulla, ma questa che definita squadra comunque candidava una persona, le spiegazioni venivano delegate a Marco Beltrandi che sarebbe intervenuto nel congresso nulla, insomma ci sono un po' di cose che non quadrano, e quello che volevo chiederti è come tu pensi di riuscire, data questa impostazione che mi sembra nessuno abbia poi dopo ritrattato, come tu pensi un po' di trovare sinergia con una legittima posizione, che è quella espressa insomma da Rita Bernardini come
candidata di questa squadra, di forte critica del vecchio, verso la vecchia dirigenza, tenendo presente che tesoriere è pure una carica non meramente tecnica, ma ha anche un valore politico. Ma sai, io credo che si possa cercare e si debba, se no non avrei accettato la candidatura, se c'è la volontà politica, una sinergia, quindi un lavoro di sinergia. Sarebbe francamente discutibile che io e Rita, come diciamo le due cariche politiche che dovranno gestire diciamo il movimento, non ci muovessimo in sinergia. Quindi è evidente che credo che questo si possa fare, e la mia volontà è questa. Non credo che sia un ostacolo insormontabile quello di avere due valutazioni, se non diametralmente quasi opposte, sulla conduzione di Radicali Italiani degli ultimi anni. Va detto, è noto, che Emma Bonino, esattamente come me e come molti altri, ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva della capacità di iniziativa politica e della conduzione di Radicali Italiani del segretario e del tesoriere uscente. Valutazione completamente diversa ha espresso Marco Pannella in relazione non solo all'ultimo anno, ma ai 4 anni che hanno visto protagonisti Marco, Mario e Michele. Va anche detto, per amor di verità, che Marco Pannella in direzione ha detto: la mia valutazione è una valutazione sostanzialmente negativa, ma questa valutazione potrà e può essere anche corretta, almeno corretta in parte, considerando il difficile contesto, il contesto nel quale si sono mossi Mario e Michele rispetto a contesti più favorevoli. Quindi c'è stata una qualche apertura e comunque una valutazione un po' più articolata di Marco. Sta di fatto che io resto naturalmente nella mia opinione, come molti altri, riteniamo che sia stato fatto un buon lavoro, riteniamo che siano stati fatti anche degli errori di cui anche io, come membro di direzione, oltre che Mario e Michele, si sono assunti la responsabilità, ma che complessivamente l'azione degli ultimi 4 anni di Radicali Italiani sia stata un'azione efficace. D'altro canto, non sarà la prima volta che in un movimento laico si hanno valutazioni diverse sul passato. Anche certo. Perché poi tocca, come dire, evidenziare che non c'è una visione politica diversa, e quindi il principale ostacolo è rimosso in partenza, almeno per quanto riguarda la mia valutazione. Non so se altri confermano una valutazione che hanno già espresso, che per quanto mi riguarda non trovo inclusiva, non trovo adatta, se non verrà modificata, a rilanciare veramente questo movimento, ma non tanto perché, come dire, è stato governato male, anzi tutt'altro, quanto perché quando ci sono persone nuove naturalmente porteranno il loro contributo e il loro essere altro, diciamo così. Quindi è ora, come dire, di lasciarci alle spalle queste contrapposizioni, ripeto, politicamente deboli, almeno come contrapposizioni, e avviarci, partendo dalla mozione, dal documento preparato insieme con Rita Bernardini, da me e da Rita Bernardini, ripartire da quel documento che ci ha visto convintamente uniti nei contenuti. Perfetto, Valerio, so che abbiamo, che tu hai poco tempo, quindi vado rapidamente con qualche altra domanda. Allora, tu sei adesso tesoriere e avrai appunto questo incarico in qualche modo di occuparti un po' di quella spasmodica, in qualche modo, tema che è diventato centrale da un po' di tempo, che è il reperimento di risorse economiche per quanto riguarda Radicali Italiani.
e che sono anche agibilità. Hai già qualche idea, qualche immagini già qualcosa di diverso rispetto al passato per poter assolvere a questo compito? E un'altra domanda che volevo farti, abbiamo sentito Michele De Lucia chiudere il suo primo intervento dicendo che comunque sia lui per mandare gli sms per informare gli iscritti radicali italiani di questo congresso doveva chiedere il permesso, gli è stato chiesto se aveva l'autorizzazione del tesoriere del Partito Radicale Transnazionale Maurizio Turco. Allora, è soltanto una questione di reperimento fondi quella che soffre dei radicali italiani, o c'è anche una questione più ampia di organizzazione all'interno di questa galassia? No, c'è anche una questione di organizzazione, ma mi ripeti l'ultimo punto, cioè Michele De Lucia ha sostenuto che non ha potuto usufruire di... Allora, ha sostenuto che ha mandato, adesso non so a chi, la richiesta di mandare sms agli iscritti dei radicali italiani per informare di questo congresso, e gli è stato risposto se aveva l'autorizzazione di Maurizio Turco per fare questo. E allora io mi chiedo se poi l'agibilità, il modo di... è soltanto una questione, diciamo, economica che comunque è pregnante, oppure c'è una questione, diciamo, organizzativa interna, di rapporti, di interconnessioni, che poi legherebbe le mani un po' a tutti, insomma, ecco, come autonomia, tra virgolette, autonomia di azione, perché poi ci sta sempre il vecchio discorso dell'autonomia radicali italiani, soggetto politico no, e che poi appunto si è avuta nello scorso congresso con quell'inserimento, esplicitazione nello statuto, ti ricorderai benissimo. Ma intanto soggetto politico, è del tutto evidente che radicali italiani è un soggetto politico, ed è del tutto evidente che chi riteneva di delegittimarlo o chi riteneva che radicali italiani dovesse chiudere, beh, o ha cambiato idea, naturalmente prendendo parte al processo democratico di elezione degli organi e di produzione di documenti di questo congresso, oppure se non ha cambiato idea sarebbe quantomeno curioso. Quindi, però, detto questo, non ricordo, non credo che Rita Bernardini nello specifico abbia mai pubblicamente detto che l'esperienza di radicali italiani avrebbe dovuto concludersi, per quanto ricordi. Per quanto riguarda quello che tu dici, beh, dividiamo in due aspetti. Allora, uno è quello del finanziamento, diciamo, verso l'esterno, cioè, certo, dai militanti, ma anche da nuovi militanti, da nuovi iscritti, eccetera. E come è del tutto evidente, noi sappiamo che i radicali scontano la loro politica, la loro politica anti-regime, la loro politica scomoda, è quello che sappiamo da tempo e che però non va assolutamente dimenticato. E quindi è chiaramente accedere, come dire, raggiungere i cittadini da radicali è evidentemente più complesso. Su questo io credo che gli strumenti tecnologici nuovi, come avete capito quando tentavamo di fare di mettere in piedi il collegamento, io non sono di questo un esperto, ma riconosco che questi strumenti possano facilitare il raggiungimento dei cittadini e quindi il reperimento di fondi. E quindi radicali italiani e il congresso di radicali italiani nell'ultima mozione è stato ha previsto un passaggio molto chiaro. Nel comitato di gennaio noi presenteremo un progetto, una bozza di progetto per riformare radicali italiani in questa chiave, quindi per un accesso e un utilizzo di radicali italiani di nuovi strumenti tecnologici finalizzati anche al reperimento dei fondi, così come a una migliore comunicazione dell'iniziativa politica radicale. Si accenna anche a una riforma statutaria. Assolutamente, nel senso che tutto questo progetto è finalizzato proprio a una riforma di natura statutaria. Quindi questo è un impegno che ha preso il congresso e che quindi noi come classe dirigente abbiamo. In questo senso mi sono già mosso in questi giorni per avviare questo
processo che parte da un coinvolgimento di tutti quei compagni con competenze specifiche che hanno voglia e desiderio di mettere a disposizione in questo ambizioso tentativo. Per quanto riguarda l'area e i problemi di area, quelli che si sono manifestati, i problemi che si sono manifestati sono anche questo, evidentemente anche questi, tu hai fatto un piccolo esempio, io non ne conoscevo, è la prima volta che sento di questa cosa di Michele, però certamente questi evidenziano delle difficoltà, e le difficoltà interne all'area ricadono inevitabilmente anche nella capacità che l'area ha di coinvolgere i propri militanti, i propri potenziali iscritti, e quindi è necessario anche immaginare delle riforme interne all'area nel suo complesso, e io, come sai, non è la prima volta, ne ho proposte alcune, peraltro devo dire che già quando le proposi in comitato, una su tutte, il bilancio consolidato d'area, quindi un bilancio che comprende tutti i flussi finanziari interni all'area nel suo complesso e che quindi renda chiara un'idea della situazione economico-finanziaria dell'area, questa è una proposta al consolidato per l'area che io ho già fatto in comitato e che ho fatto in congresso, che quando feci in comitato Marco Pannella si dichiarò favorevole. Quindi io credo che insomma si possano fare senza grandi, come dire, senza grande fatica, se c'è la volontà politica, alcune riforme che renderanno, che potranno rendere sia Radicali Italiani che tutta l'area più efficiente, visto che non siamo molti, dobbiamo trovare nuove risorse, dobbiamo raggiungere più persone, perché sono convinto che se riusciremo a farlo avremo assolutamente un aumento di iscritti, di simpatizzanti, di persone che vorranno essere coinvolte. Noi primi degli altri dobbiamo essere capaci di essere trasparenti, efficienti ed inclusivi. E voglio dire, la trasparenza, non mi riferisco a quella trasparenza fine se stessa richiesta da qualche movimento politico che ha un po' scimmiottato le nostre proposte, ma mi riferisco a strumenti di trasparenza che attivino meccanismi di efficienza, perché la trasparenza, se non attiva da una parte meccanismi di efficienza, anche rendendo possibile il controllo dei cittadini, è una mera operazione di finta o pseudo pulizia che non serve a nulla. Perfetto Valerio, noi non ti tratteniamo di più, sappiamo che sei impegnatissimo e quindi ti ringraziamo, ci congratuliamo ancora per questa tua elezione a tesoriere di Radicali Italiani, speriamo di poterti riavere su Liberi TV per conversare amabilmente su altre questioni, appena diciamo tu ti sarai insediato e avrai cominciato insomma questo processo di riforma e questa conduzione per quanto riguarda la tesoreria. Ti ringrazio e a presto. Vi ringrazio Gianni, ma io voglio veramente ribadire, uno, che sarò sempre disponibile con voi, e due, che se i compagni radicali si abituano a utilizzare lo strumento che voi col vostro impegno date a disposizione, io credo che questo può essere un motivo e uno strumento utile a che l'area nel suo complesso discuta di più di politica, superando inutili ostacoli non legati alla speranza radicale. Noi dobbiamo rilanciare la speranza radicale anche con nuove idee, anche con nuovi strumenti, io direi, e lo consiglio a tutti i compagni, anche con Liberi TV. Grazie, grazie, fantastico questo tuo endorsement, grazie ancora. Ciao. Ciao, a presto.